Allora, quello che l'anziana voleva dirmi era che... Che cosa? Avanti, dai, raccontami, non sto capendo. Io non so più chi sono, anche se... cerco di non ascoltare la mia testa e do retta solo al mio cuore, c'è troppa confusione. Scusa, qual è confusione? C'è per caso qualcosa che... Faccio sempre tanti errori che feriscono le persone che più amo. È solo colpa mia. Flor, lascia che ti dica una cosa. Tu sei una persona nata per dare amore a tutti coloro sì, che ti stanno intorno. Sì, per darlo e poi toglierlo, sì. No. Do amore alle persone e poi glielo levo all'improvviso. I bambini fanno bene ad odiarmi. Come ho potuto abbandonarli così per un mio capriccio? Sono come tutti gli altri. Prima li faccio affezionare e poi li abbandono come cuccioli svezzati. Sono una persona cattiva. Posso sapere che significa questo? Ci fate qua? Tu che cosa ci facevi abbracciato a quel tipo? Thomas, no. Noi due stavamo... No, il fatto è che Flora era molto triste e io la stavo abbracciando per darle conforto. Sì, e io sono un neonato che si succhia il ditone del piede destro, Ehi, guarda. Thomas, non devi sfogare la tua aggressività su Flora. Ragazzi, per favore, non cominciate. Flora, ho portato qui i ragazzi perché gli manchi molto e vogliono sapere se te ne andrai o no. Sì, è vero, Flor, anche a noi grandi manchi molto. Proprio l'altro giorno stavo dicendo la stessa cosa a Lorenzo. Ma io volevo anche che tu tornare a casa, Flor. Tu mancare anche a stoviglie che non brillare più come prima. Non brillano più perché tu non sei capace a pulirle come andrebbe fatto. Stare dicendo che io no, essere capace... No, per favore, non cominciate voi adesso. Flor, allora... Stiamo aspettando una risposta e non vorrei metterti fretta, ma è tardi, i bambini devono andare a dormire. Se non parla e sospira è perché non vuole tornare, no, andiamo aspettate, via. aspettate, bambini. Davvero vi manco e volete che torni? Sì, è vero. Siete così legati al conte che a volte penso che non mi vogliate più bene. Ma cosa dire, Flor? Tutti ti volere bene. Tu essere indispensabile. Io non posso rimpiazzarti. Nessuno può rimpiazzarti. Allora ritorni? Vattene! Anche se mi cacci domani tornerò e racconterò tutto al conte. Ti ucciderò, brutto traditore dalla lingua lunga. Credi di potermi spremere come un'arancia matura? L'unica cosa che voglio è un compenso per i servizi prestati e per quelli che non presterò. Non avrai niente. Ora sparisci da questa casa, stupido. Oh, Flor e Massimo. Buonasera. Come si dice in questi casi, parli del diavolo. Signor conte, ho bisogno di parlarle urgentemente. No! Delfina piccola, vieni qua, aiuta la mamma. Scusami, ma in questo momento ho una questione da risolvere col generale. Andiamo. Che succede, Bonino? Ma... Non ho pettegolezzi insulsi che non interessano a nessuno. Andiamo, mio caro. Insulsi? Le informazioni che ho sono quotate in borsa, signor... Lexi, finalmente sei tornato. E questa chi è? Il gatto con gli stivali. No, non ha gli stivali. Per favore, cerchiamo di rimanere calmi, d'accordo? Lei è Jessica, un'amica. Un'amica intima? Sono stanca di aspettarti, amichetto. Aspettami nel mio studio, va bene? Che schifo, non credo ai miei occhi, è una cosa deplorevole. Potrei anche non mi sfiorare nemmeno con un dito, squallido e subdolo, predatore a luci rosse. Andiamo, bambini, ci sono qua io a occuparmi della vostra educazione attraverso dimostrazioni di dignità e dandovi il buon esempio, non come certi individui che vivono qui. Valentina, che cosa fai qui a quest'ora? Stavo solo pensando a come posso vendicarmi di Nico. Ti vuoi vendicare? Ma pace. Non ti ha fatto niente. Quel ragazzo è così buono con te. Me la pagherà, maledetto, cosa? Come non mi ha fatto niente? È andato in campagna con Franny, hai capito? Come si fa ad avere un nome così orribile? Franny! Franny? Io non conosco nessuna Franny, sì, te lo giuro. Certo. Forse hai capito male, Valentina. Probabilmente... Buonasera. Ciao. Come state? Perché quelle facce? Ho capito, siete tristi per tutti i cambiamenti che ci saranno nel quartiere. Quali cambiamenti? Come non te ne sei accorto? Intorno, stanno ristrutturando, stanno cambiando tutto, il parrucchiere, il chiosco. E poi tra qualche giorno firmiamo un paio di documenti e diventiamo ricchi. Faremo tanti soldi, Valentina, te lo prometto. Pensare che qui io e Nico ci siamo dati il primo bacio, capite? E lui ora se n'è andato con Franny, mi ha lasciata sola. Dovete stare con me, no, con Franny.
Ascoltami bene, Nico. Raccogli tutte le tue forze perché tra poco dovrai affrontare Valentina e chiudere con lei, hai capito? Va bene, ma nel frattempo cerco di guadagnare tempo ed energia, proprio così. Immagina con che naso nascerebbero i miei nipoti se tu sposassi Valentina, perché... Ah, guarda come rido. Dai, era uno scherzo. Che simpatico, per questo rido. Siamo arrivati. Cosa? I tuoi genitori vivono qui, ma non stavano vicino al Mar del Plata? Infatti siamo vicini al Mar del Plata, perché? Perché da queste parti c'è la proprietà dei miei parenti. Ora capisco perché mi sembrava tanto familiare la strada. Ah. Trascorrevo sempre qui le mie vacanze ero piccola, sì. E i tuoi genitori vivono proprio qui. È un'incredibile coincidenza. Sì, una coincidenza. Non ci si comporta così, bisogna lasciare il tempo per negoziare, caro. Per negoziare o per pianificare il crimine perfetto, Malala? Non esagerare, tesoro. Non esagero affatto, cara, ti conosco, mascherina. Smettila, stupido. Basta, basta, per favore, parlate uno alla volta, d'accordo? Certamente, parlerò prima io che sono la signora. No, io sono il danneggiato, mi risulta. Per favore, mio caro, sono problemi di coppia e non mi sembra il caso di parlarne ora davanti al conte perché mi vergogno, mi imbarazzo. Il mio tesoro mi voleva comprare un corredo, corredo di lenzuola speciali, molto caro. Si pagano in dollari. Allora gli ho detto di no, ma poi ho pensato, sono d'accordo, ma magari a rate. Quindi stai dicendo che potresti accettarlo mensilmente? Sì, l'ho appena detto. Accetto, ma mensilmente. Ah? È tutto chiaro? Io non capisco proprio perché mi coinvolgete in queste cose. Me ne vado? Sì. Quindi hai deciso di concedermi una mensilità succulenta? Mensilità. Succulenta? Mensilità. Succulenta? Negoziamo, negoziamo, mio caro. Negoziamo. Cosa c'è? Per non ti correrò dietro, Delfina. Non c'è alcun motivo per rincorrerti. Non c'è alcun motivo per rincorrerti. Dove vai? No, non picchiarmi. Io sto facendo un lavoro davvero buono e molto sottile affinché la piccola serva, o meglio, Flor, resti qui. Ah, vuoi che resti? Che carino, per averla più vicina. No. No, perché tu riceva la tua parte dell'eredità. Ora, Lorenzo, guardami dritto negli occhi. Sì. E giurami che Flor non ti interessa. L'unica persona che mi fa battere il cuore per ribollire il sangue sei tu. Delfina, per favore, potresti lasciarmi sola? Ho bisogno di parlare col mio amore di quello che già sai e necessito di intimità. Il fatto è che anche noi abbiamo bisogno di intimità. Forse lo hai dimenticato, ma siamo marito e moglie. Non me lo ricordare. Ippirognoso. Anch'io le voglio bene, suocerina. Perché non andiamo a negoziare nel mio appartamento, tesoro? Oh, chi ami appartamento il tuo squallido bilocale? Oh. Va bene, allora negozieremo rapportandoci al tuo stile di vita. Dove eravamo? No, non scappare! Perdonatemi per il terribile errore che ho commesso andandomene. Credevo fosse la cosa migliore da fare per voi, davvero. La cosa migliore per noi è che tu sia qui. Bello è anche per Massimo, non però non voglio parlare di Massimo, non voglio parlare del conte né di quel gatto orribile e con gli... E di che cosa vuoi parlare? Di Lorenzo? Ti piace? No, non mi piace. Siamo amici, tutto qua. Non fingere dicendo siamo amici, tutto qua. Perché non te lo sposi e fuggite fino in capo al mondo? Thomas! Non preoccuparti, gli passerà. È vero, Flor, ma prima deve sbollire tutta la rabbia e la gelosia che ha dentro. Non l'ho mai visto così arrabbiato ed è tanto che sono qua. Ah, che situazione complicata. Tu perché sei ancora qua? Hai chiamato tuo padre? Sì, sì, ma non gli importa di me, capisci? Non è venuto. L'ha persino chiamato Massimo. Ma che stai dicendo? Un genitore che mette un annuncio sul giornale non è una persona che non si preoccupa di suo figlio, è il contrario. Flor, sono le tipiche nevrosi di negazione degli adulti, impossibili da capire. Come ve lo devo dire? Non gli importa. Cerca di stare tranquillo, ora sono qui e mi occuperò personalmente della cosa. Potete stare zitti, non riesco a dormire, smettetela, va bene? Va bene, bambini. Thomas ha ragione, andiamo tutti a dormire perché domani sarà un grande giorno, fate sogni d'oro. Vi auguro una buona notte. Prima eri disperato perché tornassi, ora ti comporti in questa maniera. Ma bravo. Mi perdoni, signore, non ho potuto farci niente. Senti, stardita come una mula. Ho capito, va bene, va bene. Non ti preoccupare, me ne occupo io, Evaristo. Yuhuu!
Vieni a finire il meritato trattamento. Signore, a pensarci bene, perché rifiutare la disponibilità della dottoressa Vada? Perché non sono dell'umore giusto, tutto qui. Ah, ultimamente non è mai dell'umore giusto. E questo a prescindere dal fatto che sia tornata la signorina Flor. Credevo ma fosse contento. Ma che dici? Contento? Ti rendi conto di quello che ho visto? Era abbracciata a Lorenzo. Ah, non ci posso credere, lei è geloso, lei è geloso, lei è geloso. Non dire sciocchezze, come potrei essere geloso? Hai ragione, Evaristo, me ne occupo io. Sì, così vado a finire il trattamento.